Un progetto di rugby nelle scuole con il supporto della Polizia di Stato è stato presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo dall'assessorato allo sport del Comune con il questore Antonio De Jesu e l'Amatori Napoli, che mette a disposizione delle Fiamme Oro il suo campo sportivo ai Camaldoli in via Guantaia d'Orsolona per creare una scuola che accolga i bambini dai 5 ai 14 anni con la partecipazione a tornei, manifestazioni e campionati di categoria. Questo progetto nasce dalla necessità di avere più campi possibili sul territorio di Napoli. Noi per anni abbiamo peregrinato tutti i campi di Napoli per poter fare il rugby e abbiamo avuto questa opportunità del campo dei Camaldoli. Abbiamo pensato di avere un partner privilegiato come la Polizia di Stato attraverso le Fiamme Oro, che ci può dare una grossissima mano a trasferire ai ragazzi e ai genitori questo messaggio di sport legato alla legalità. L'iniziativa prende il via da febbraio con attività di sensibilizzazione al gioco del rugby in diversi istituti scolastici della città metropolitana, a cui seguiranno attività di pratica sul campo da marzo sino a giugno per 3 volte alla settimana. Non è la prima esperienza che facciamo come amministrazione dei Magistris proprio a supporto del rugby e della pallavola in generale. Abbiamo deciso che troppi campi di calcio, insomma, neanche vanno bene. E quindi in alcuni luoghi della città bisogna favorire questo sport, e questo è uno di quei luoghi, così come l'abbiamo fatto a Barra. Quindi, insomma, poi fare un'iniziativa, sostenere un'iniziativa così importante è per noi un motivo di grande orgoglio. Si mette insieme, insomma, le Fiamme Oro, la società Amatori, abbiamo la federazione, insomma c'è tutto il meglio che possa avere in questo momento la città sul rugby e soprattutto di promozione di questo importantissimo sport.